Siamo così grati al nostro Dio con tutto il cuore. Se lo sentite come me, allora potremmo prostrarci e adorare per la grazia e la bontà. Per tutto ciò che Dio ha fatto. È una grazia immeritata. Ancora volta penso alle parole del fratello Branham. Egli dice: "Quando arriverete laggiù, troverete una piccola capanna e mi sentirete cantare. Stupenda grazia! Come dolce il tuo suono!" stupenda grazia, come dolce il tuo suono. E poi continua, la traduzione in tedesco dice che ha salvato un miserabile come me. Una parola piuttosto dura. Ma sapete, di tanto in tanto... Sento dire che le persone si giudicano a vicenda in questo modo e ci sono quelli che non mi lasciano fuori. Allora dico semplicemente, Signore, è molto diverso. Io sono molto peggio per come mi fanno e per come mi giudicano. E poi, e poi mi sento di nuovo meglio. Ma è così per tutti noi. Non siate arrabbiati per questo. Che cos'è l'uomo? Siate onesti per una volta. Che cos'è l'uomo? Se la grazia di Dio non si fosse preso cura di noi, dove saremmo oggi? Quindi lodiamo la grazia di Dio dall'inizio alla fine. Oggi abbiamo ascoltato una bellissima testimonianza di una sorella dalla Sicilia. E non è stata solo la testimonianza a colpirmi, ma anche il suo bel francese. Il fratello Joseph sta ridendo. Ma lei ha parlato così bene? che potrei quasi fare a meno della traduzione. E questo è ciò che mi ha fatto più piacere. Ci sono molte necessità, ci sono richieste di preghiera, la battaglia si fa sempre più calda, ma Dio ha promesso di essere con noi fino alla fine, finché non passeremo dal credere al vedere. Spero che i nostri fratelli e le sorelle di lingua francese si sentano bene e auguro anche al mio amato fratello Kupfer di avere sempre nuove forze per tradurre. Sapete, quando si tratta di dottrina e si devono aprire molti passi della Bibbia, quanto deve essere noioso in una traduzione. Siate pazienti con lui, conoscete così bene le sacre scritture che anche se non potete o non volete sempre consultarle, sapete e potete farlo anche voi. Anche il nostro fratello Gaidach sta facendo del suo meglio per tradurre. Che Dio ci benedica tutti insieme. Vogliamo che tutti i presenti sentano ciò che viene detto. Voi conoscete il mio atteggiamento nei confronti della parola di Dio e di ciò che viene detto. Ogni volta che una parola viene letta qui come introduzione, posso seguirla così intimamente e dal cuore e i miei pensieri passano già da un passo biblico all'altro. Vorrei citarne due in relazione alla parola che è stata letta. Se il fratello Russo mi aiutasse ora a dire dove leggiamo, Isaia, capitolo 48, versetto 12, Isaia capitolo 48 versetto 12, il versetto 14. Deve essere letto in relazione a questo. Ascoltami, o oh Giacobbe, e tu Israele, che io ho chiamato. Io sono, io sono il primo e sono pure l'ultimo. La mia mano ha fondato la terra e la mia destra ha spiegato i cieli. Quando io li chiamo, si presentano assieme. E ora viene, radunatevi tutti quanti e ascoltate. Radunatevi tutti quanti e ascoltate. Chi tra di voi ha annunciato queste cose? Il pensiero successivo? è quello del vestito, affinché non appaia la vergogna della nostra nudità. Saremo vestiti. Già il profeta Isaia ha parlato delle vesti della salvezza, della corona. Lui sapeva già cosa sarebbe successo attraverso il Golgotha. In Apocalisse capitolo 19, questa moltitudine vestita di bianco viene mostrata nel suo compimento, nella gloria. Leggo Apocalisse capitolo 19, versetti 7 e 8. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria. Poiché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Lo abbiamo già detto qui, come scritto anche nel profeta Isaia, la nostra giustizia appare davanti a Dio come un panno sporco, ma la giustizia di Dio, restituitaci in Cristo attraverso il Golgota, è una giustizia assoluta e santa, divina. E noi siamo stati giustificati per mezzo della fede in Gesù Cristo, nostro Signore. Non c'è bisogno di un secondo sacrificio. È necessaria una fede autentica nell'opera di redenzione compiuta. Una volta per tutte sul Golgotha. Si è lodato il nome del Signore. Dio non fa rattoppi. Dio ha fatto qualcosa di perfetto. Il mio cuore è commosso. Leggerò altri due passi biblici in Matteo capitolo 13. Sapete, questo è il capitolo in cui il Signore Gesù parlo delle parabole. Parlo delle parabole in modo molto speciale. Nel versetto 9 fa una piccola pausa. Matteo capitolo 13, versetto 9. Chi ha orecchi da udire, oda. Nello stesso capitolo Versetto 43, l'ultima parte, chi ha orecchi, oda. Il profeta Isaia aveva profetizzato, hanno orecchi e non sentono, hanno occhi e non vedono. E così possiamo essere grati quando Dio ci ha aperto l'orecchio per ascoltare come fanno i discepoli, per ascoltare cosa? Quello che lo Spirito dice alle chiese. Ed eccoci di nuovo al nostro tema. Non gli uomini, ma il Signore parla attraverso la sua parola ancora oggi. Non gli uomini che interpretano, ma lo Spirito di Dio rivela anche le profondità della deità e le rende chiare a noi semplici persone di quanto i sapienti possano mai comprendere con la loro cultura. Siamo tutti allo stesso livello e siamo introdotti nei misteri di Dio. Egli ha fatto di noi persone pronte ad ascoltare, pronte a ricevere, pronte a credere. Questo è il tempo in cui... Può arrivare non solo il 30% o il 60% del frutto, ma il centuplo. Quando la parola è stata rivelata e ripristinata, forse al 30%, il raccolto o il frutto poteva essere di conseguenza. Noi viviamo nel tempo della piena restaurazione di tutte le cose. Oggi non abbiamo una visione del 30% del piano di Dio o del 60%. Oserei dire che oggi abbiamo una visione completa del piano di salvezza del nostro Dio. E Dio si aspetta di più da noi che da chiunque sia vissuto nelle generazioni precedenti. Perché a chi molto è stato affidato, molto sarà richiesto. Non sarà facile dare una risposta in quel giorno. Confido che il Signore Dio possa dire in quel giorno ben fatto entra nella gioia del tuo signore abbiamo già sentito in Apocalisse capitolo 3 dell'oro che dobbiamo comprare permettetemi di leggere in merito al candelabro d'oro in modo da sapere in quale direzione lo spirito di Dio ci sta conducendo e guidando per sapere anche di cosa si tratta. Oggi pomeriggio abbiamo uno studio biblico. Non è sempre possibile parlare con forza qui. Mi aspetta un grande viaggio a Singapore, in Indonesia, nelle Filippine e così via. Spero che anche in questo periodo vi ricordiate di me nelle vostre preghiere. Apocalisse capitolo 1, versetto 12 e poi il versetto 20. Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava. Come mi fui voltato? vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo e così via. Qui ci occupiamo principalmente dei sette candelabri d'oro una chiesa in sette epoche. C'è una sola chiesa, quella dei primogeniti. Ma ci sono queste sette epoche attraverso le quali questa chiesa è passata. Apocalisse capitolo 1, versetto 20. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese nelle sacre scritture abbiamo sempre entrambe le cose a volte il compito e poi la risposta. A volte le domande e la risposta a quelle domande. Non c'è più bisogno di interpretare. Sette chiese, sette angeli, sette stelle, sette messaggeri per le sette chiese. Ed erano tutti nella mano destra del Signore risorto. Che camminava in mezzo ai sette candelabri d'oro. Non dimenticherò mai il giorno e l'imbarazzo che ho provato quando qualcuno ha cercato di convincermi che Dio ha ora un ottavo messaggero. Allora gli ricordai questa parola e gli chiesi. Il Signore ne aveva solo sette in mano. In quale mano è allora l'ottavo? Se il Signore ne aveva solo sette in mano e questo dovrebbe essere un ottavo, in che mano sarebbe? No, non con noi. Noi abbiamo un legame diretto con la parola di Dio. E non possiamo farne a meno, non possiamo farne a meno. Diciamo, eccomi, Dio mi aiuti. E stiamo sulla parola infallibile di Dio. Dio non ha promesso un altro ottavo messaggero, Dio ha solo promesso che nei giorni della voce del settimo tutte le cose giungeranno a conclusione e che noi... Dobbiamo rispondere e riceverlo. Apocalisse capitolo 2, versetto 1. All'angelo della chiesa Defeso scrive. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Non le tiene semplicemente nella mano destra, le tiene saldamente nella sua mano destra. E la sua mano destra è levata in alto, e la sua mano destra fa protezze. Non può essere altrimenti. Che Gesù vinca rimane stabilito per sempre. Qualcuno ha gridato, e questo lo crediamo con tutto il cuore. Nessuno di questi messaggeri di Dio poteva essere governato dagli uomini. Loro avevano un solo obbligo, quello verso Dio. Voglio leggere perché qui è scritto che lui cammina qui e così via. In Corinzi la promessa. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo 6, e poi torniamo a Mosè per avere davanti a noi che tramite questo la promessa fatta dal Signore si è adempiuta. Lui cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Nella seconda Epistola ai Corinzi capitolo 6, sta scritto nel versetto 16, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il tempio del Dio vivente. Come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. E sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Non solo abitare, camminare, agire, parlare, operare. Quando il Signore è in mezzo a noi, vuole sentirsi libero. E noi... Vogliamo lasciargli tutto lo spazio e lo dico con un cuore sincero. Signore, mettimi da parte e raggiungi il tuo scopo. È tutto ciò che voglio e credo che sia tutto ciò che ognuno di noi vuole. Nessuno viene qui per dare la propria saggezza al migliore. Veniamo qui nella riverenza di Dio per ascoltare la parola rivelata per quest'ora e per diventare parte della parola affinché anche la parola diventi carne attraverso di noi e in noi. Così dice il Signore. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. Giovanni lo vide camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro. Egli ha preso dimora in mezzo al suo popolo. A Pentecoste è venuto con lo Spirito Santo a inondare i cuori dei Redenti. Come è scritto? Qui anche Paolo lo esprime. Cristo in me, speranza di gloria. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. Ora dite sinceramente, quanto è profondo il vostro desiderio che si compia anche qui? Attraverso di noi in mezzo a noi affinché rimuoviamo ogni ostacolo dalla via di dio affinché egli sia ben contento di noi affinché tu non stia fuori a bussare affinché egli possa essere dentro affinché possa camminare parlare operare come gli piace tutti noi desideriamo questo deve diventare un bisogno per noi dire signore adempi noi la tua parola andiamo in levitico capitolo 26 levitico capitolo 26 nel versetto 12 sta scritto levitico capitolo 26 versetto 12 camminerò tra voi sarò vostro dio e voi sarete mio popolo questa era la promessa ma nell'antico testamento dio dovette dire 40 anni ebbi in disgusto questo popolo. È un popolo sviato di cuore. Perché non era ancora possibile un rinnovamento del cuore. Nel Nuovo Testamento è possibile. Ma lo abbiamo sperimentato. Dio è stato in grado di darci un cuore nuovo, uno spirito nuovo. E una vita nuova? Questo è ciò che conta. Camminerò tra voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore, il vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto affinché non foste più schiavi. Ho spezzato il vostro gioco e vi ho fatto camminare a testa alta. Questa è la redenzione, questa è la liberazione, questa è l'uscita fuori. Lui ha spezzato il gioco sotto il quale abbiamo sofferto. E poi il Signore dice, il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Lui ha spezzato il gioco che ci aveva imprigionato nel dominio del nemico e ci ha messo sotto un unico gioco con lui, affinché non andassimo per la nostra via ma per la sua And e ci ha risollevati. Lode al Dio vivente. L'amen era molto debole. Deve essere diverso perché questa è la nostra storia. Lui ha spezzato il gioco ha aperto la prigione, ha proclamato lo spirito del Signore è sopra me per annunciare la liberazione di quelli che sono legati e la libertà di quelli che sono in prigione. Lui non si è limitato a proclamarla, altri l'hanno fatto prima di lui, ma l'ha portata. Egli era ed è il liberatore. Era ed è il vincitore del Golgotha. Lui ha spezzato il giogo del peccato, ha risollevato gli oppressi e gli affaticati e ha posto i nostri piedi sulla via della pace. Sia lodato il suo santo nome. Andiamo in Esodo capitolo 25. Voglio mostrarvi in una brevissima lezione come lo stesso spirito di Dio fosse sui profeti fin dall'inizio e poi sugli apostoli e che tutti Parlavano la stessa lingua e attingevano alla stessa fonte divina di rivelazione. Esodo capitolo 25, versetto 31. Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. Fermiamoci qui per un momento. Nulla doveva essere assemblato o rattoppato. Tutto doveva essere della stessa massa, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. E così è. È lo stesso esempio che il nostro Signore ha dato in Giovanni capitolo 15 della vite e dei tralci. Nessuno va a mettere i tralci da un momento all'altro. La vite è piena di vita e mette i suoi tralci. E i tralci escono. E poi, cosa c'è nei tralci? La vita della vite si manifesta, diventa visibile, forma un'unità. Egli disse: Io sono la vite, voi i tralci. Non ci preoccupiamo più di portare frutto. Quando la sua vita è in noi, cari fratelli e sorelle, qui impariamo la lezione dalla natura. Il melo o il ciliegio o qualsiasi altro albero deve fare sforzi? Quando il sole sorge, e la stagione è arrivata e la legge di Dio che ha messo nella natura diventa efficace. Allora la linfa passa attraverso le radici e porta tutto con sé. Porta le gemme, i fiori, i frutti. Se si cercasse il frutto da qualche parte, non lo si troverebbe ancora, ma è lì, nello stadio finale, dove Dio lo ha ordinato. Quando siamo piantati non dobbiamo più preoccuparci di portare frutto. Noi siamo piantati presso ruscelli d'acqua. E Dio dice attraverso il profeta Geremia: non dire sono un albero secco perché no dio non ha alberi secchi dio vuole riempirci di vita della sua vita divina che ci ha dato per grazia giovanni vide questo candelabro d'oro mosè l'aveva già fatto Mosè disse, un profeta come me, Dio lo susciterà per voi tra i vostri fratelli. Qui vediamo già prefigurato il mistero della Chiesa. E si può ritornare in Esodo capitolo 12, versetto 2. Lo stesso giorno in cui il Signore Dio fece del suo popolo Israele la sua Chiesa facendolo uscire. La parola chiesa appare per la prima volta. Prima era i discendenti o la progenie o il popolo di Israele. Dal giorno in cui fu portato fuori non fu solo un popolo, ma la chiesa del Dio vivente. Noi siamo diventati la stessa cosa attraverso il Golgotha. Qui un candelabro d'oro. Che bello che Mosè abbia già ricevuto la rivelazione in molte ombre, in modi diversi, verso le cose a venire. Si potrebbe parlare dell'arca del patto della tavola con i pani di presentazione, dei sacrifici, ovunque Dio ha già preannunciato attraverso immagini ombra ciò che un giorno sarebbe accaduto. Si potrebbe leggere in Esodo capitolo 25 il versetto 17 perché potremmo ritornare su questo punto. Esodo, capitolo 25, dal versetto 17. Farai anche un propiziatorio d'oro puro. La sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo e la sua larghezza di un cubito e mezzo e farai due cherubini d'oro li farai lavorati al martello alle due estremità del propiziatorio fa un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra Farete in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle due estremità. Non so fino a che punto arriveremo oggi, ma il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore per la gloria della sua parola per la chiarezza che lui ha dato e ancora di più per il fatto che possiamo diventare parte di ciò che Dio sta facendo nei nostri giorni. Forse torneremo su questo punto. Voi sapete che l'arca del patto era collocata dietro la cortina ed era il luogo in cui Dio parlava a Mosè. Lasciate che lo legga dal versetto 22. Esodo capitolo 25 versetto 22. Lì io mi incontrerò con te dal propiziatorio tra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Ci porterebbe troppo lontano se arrivassimo a parlare del sommo sacerdote che entrava una volta all'anno per offrire il sacrificio, per offrire il sangue sul propiziatorio, per poi sentire la voce di Dio dalla gloria che si trovava sopra il cherubino che era sopra il propiziatorio. Dio gli parlava e gli dava la risposta. Ed egli usciva e la portava al popolo. Sempre in Apocalisse leggiamo e l'arca del patto divenne visibile. Ritorniamo al candelabro d'oro. Zaccaria capitolo 4. Zaccaria capitolo 4 versetto 2. Ecco cosa c'è scritto. Zaccaria capitolo 4 versetto 2. Mi chiese, che vedi? Io risposi, ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso ed è munito delle sue sette lampade e di sette tubi per le lampade che stanno in cima. Qui l'immagine diventa più chiara. Non solo un candelabro d'oro con tutto ciò che ne consegue. Ora c'è già il vaso dell'olio sopra il candelabro d'oro e già il profeta Zaccaria vede nell'Antico Testamento la divisione del Nuovo Testamento in sette parti. Vede sette tubi che scendono dall'unico vaso dell'olio per alimentare le sette lampade affinché la luce risplenda sulla terra in ogni tempo. Cosa ne pensate? L'avreste chiesto a Zaccaria? Ascolta, sai di cosa stai parlando? Allora lui avrebbe potuto rispondere, come dice Pietro, che questi uomini cercavano di vedere quale epoca lo Spirito di Dio indicasse in loro ma non vissero più per vederlo. Un candelabro d'oro, sopra il candelabro d'oro il vaso dell'olio, l'epoca dello Spirito Santo, lo Spirito Santo sparso durante la dispensazione di grazia del Nuovo Testamento. Sette epoche, la stessa Chiesa e l'olio, che scende in queste lampade. Mosè doveva già fare le lampade e la tavola era di fronte al candelabro. Anche questa è un'immagine meravigliosa. Il candelabro non era in un angolo, il candelabro era rivolto verso la tavola con i pani di presentazione in modo che tutti potessero vedere il cibo di Dio. Lode al Dio vivente. Il nostro Dio sa esattamente cosa fa, conosce questa disposizione fin nei minimi dettagli. Siamo benedetti ora nel vedere il quadro perfetto che si sta completando, mentre aspettiamo nei nostri giorni che Dio non solo riveli la sua parola e la sua opera ma che la porti a compimento in ebrei capitolo 9 voglio leggere ebrei capitolo 9 dal versetto 3 voi potete leggere prima il versetto 3 dice, dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo detto il luogo santissimo, contenente un incensiere d'oro e l'arca del patto, tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un vaso d'oro contenente la manna la verga di Aronne che era fiorita e le tavole del patto e sopra l'arca i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio. Di queste cose non possiamo ora parlare dettagliatamente. Lo scrittore della lettera agli ebrei lo aveva già detto al popolo di allora. Anche noi oggi non entreremo nei dettagli. Ma Dio ha un piano con la sua chiesa e la sua chiesa rappresenta questo candelabro d'oro. Anche nel santuario, nel luogo santissimo, C'erano cose di grande importanza. A cosa ci servirebbe vedere il candelabro, vedere la tavola dei pani di presentazione e non sentire mai la risposta di Dio che esce dal seggio di grazia dove è stato offerto il sangue? Quando parla dalla gloria tra i due cherubini Dio ha parlato perché la cortina del tempio è stata squarciata e la via è diventata libera. Oggi nessuno deve fermarsi lungo la via. Oggi tutti possono entrare nel santuario celeste sotto l'aspersione del sangue dell'agnello. E anche qui... Nella lettera agli ebrei sta scritto che questa è la via nuova e vivente. Questa via nuova e vivente ci permette di camminare con Dio. Passiamo in Apocalisse capitolo 4. Apocalisse capitolo 4. Non credo ci sia un libro della Bibbia che preferiamo aprire più di quest'ultimo libro. Ciò che è stato nascosto per secoli, per millenni, Dio ce l'ha rivelato per grazia. Qui, in Apocalisse capitolo 4, nei versetti 2 e 3 sta scritto, ed ecco, un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che vi sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo somigliava a uno smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni e così via. Poi il versetto 6, la seconda parte, vale a dire, davanti al trono c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, Quattro creature viventi, piene di occhi, davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda, simile a un vitello, la terza aveva la faccia come di un uomo e la quarta era simile a un'aquila volante. Parleremo molto brevemente di queste creature viventi che Dio ha scelto. Prima di farlo, Voglio ritornare in Ezechiele, Ezechiele capitolo 1, per mostrarvi che questo profeta già allora ha visto quella parte. Il piano di salvezza di Dio è già stato esposto dai profeti, solo che non è giunta a compimento nel loro tempo. Ezechiele capitolo 1, dal versetto 5. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi. Questo era il loro aspetto. Avevano sembianza umana. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello. Brillavano come il bronzo lucidato. Avevano delle mani d'uomo sotto le ali ai loro quattro lati. Tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali e così via. Potete leggere questo con calma nei versetti seguenti e a vostro piacimento. Non so chi di voi abbia ascoltato o letto il sermone. Il fratello Branham ha fatto riferimento ai quattro Vangeli. Sono collegamenti dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, o una delle edizioni tedesche della Bibbia che si è permessa di mettere ancora questi simboli nella parte anteriore, nel Vangelo di Matteo, come in quello di Luca o in quello di Marco, ovunque. Proprio nella parte anteriore di ogni Vangelo c'è il simbolo di quel Vangelo che corrisponde al carattere di quel Vangelo. E ciò che la maggior parte delle persone non sa è che queste creature viventi erano in relazione con il sangue offerto per l'espiazione, cioè sopra l'arca del patto e che Dio ha dato un grande giorno di espiazione e ha rivolto il suo volto verso il suo popolo. Il profeta Ezechiele vide mani umane su tutte e quattro. Ci sono ancora oggi persone che dicono sì, i quattro Vangeli e il resto delle sacre scritture sono state scritte da uomini. O io mai detto qualcosa di diverso? O chi ha detto il contrario? C'erano mani umane, ma Dio ha diretto le mani umane. Dio ha ispirato, Dio ha rivelato. La gente non cerca ciò che è comune nei quattro Vangeli, ma cerca le differenze. E poi dice, sì, quello ha tralasciato questo, quello ha riportato ancora quello e quello non ha riportato quello. E guardate che se questi quattro erano in una stanza, allora avrebbero potuto copiare l'uno dall'altro. Dio ha guidato la cosa in modo tale che il grande disegno e la molteplicità fossero resi manifesti da una descrizione globale. Ogni volta che incontriamo il numero 4 nella Bibbia, è il mondo che comprende l'est, l'ovest, il sud, il nord. Allora tutto, tutto è compreso. Quando il profeta Isaia dice, o piuttosto Daniele dice, ho visto i quattro venti che agitavano il mare. Sapeva di cosa stava parlando. Allora non si trattava solo di una certa parte da qualche parte, ma tutta la terra era stata inclusa in ciò che veniva mostrato. Qui, nel profeta Ezechiele, Abbiamo già la descrizione esatta. Le mani umane erano sotto le loro ali. Ora abbiamo i quattro Vangeli. Ognuno di essi ha un'impronta molto particolare. Uno porta questo registro, l'altro quello, uno riporta questo, l'altro quello. Giovanni inizia con le parole. Nel principio era la parola e la parola era con Dio. Lui non sta affatto con i piedi sulla terra, vola nell'aria come un'aquila e ci mostra dalla prospettiva di Dio chi è quest'uomo del Golgotha. Alcuni hanno la genealogia qui e la genealogia là. E poi c'è una lacuna qui e una lacuna là e gli scribbi si soffermano su questo. Noi vediamo esattamente di cosa si tratta. Ora voglio dirvi ciò che personalmente mi sconvolge di più di questa descrizione complessiva. Mi sconvolge soprattutto il fatto che Dio abbia scelto la bestia impura che secondo la legge aveva messo al primo posto tra gli uccelli del cielo che non dovevano essere mangiati, per far conoscere la cosa più grande che potesse mai essere conosciuta. Se leggete nel libro di Mosè l'intero elenco, di ciò che la gente deve o non deve mangiare. L'aquila viene prima tra gli animali impuri. L'avete già letto? Ora dite tutti amen. Non voglio rendervi le cose così facili. Ditemi dove è scritto. E poi dirò anch'io amen. Leggiamolo in Levitico nel capitolo 11, Levitico capitolo 11 e poi vedrete cosa può fare Dio. Cosa ho appena detto? Levitico capitolo 11, versetto 13. Sì, qui sta scritto, fra gli uccelli avrete in abominio questi. Non se ne mangi. Sono un abominio. L'Aquila lo si fraga e così via. L'Aquila è al primo posto tra gli uccelli impuri. Ora qualcuno potrebbe chiedere, sì, che cosa ha fatto Dio qui? Il Dio santo, il Dio puro? Che cosa ha fatto qui per rendere un tale uccello ancora simbolo di una cosa molto grande e speciale? Si può leggere la stessa cosa in Deuteronomio capitolo 14 versetto 12. Lì c'è lo stesso elenco e l'Aquila è la prima tra gli uccelli impuri. Una volta mi trovavo in una casa, non poteva essere in nessun altro posto se non negli Stati Uniti. E queste persone mi dissero, fratello Frank, abbiamo delle ottime notizie per te. Sai bene che abbiamo ricevuto il messaggio dell'Aquila e il cibo dell'Aquila. E ne siamo stati molto felici. E poi il fratello disse, mia moglie era così entusiasta che ha comprato tutte le aquile che ha trovato e la nostra collezione supera i cento pezzi. Beh, non era una cosa negativa l'hanno pagata parecchio. Questo lo crediamo. E ora arriva il momento culminante. Il nostro Signore ha detto, dove c'è la carcassa si radunano le aquile. Ci sono alcuni passi nella Bibbia su cui potremmo quasi inciampare, ma è impossibile, perché ciò che Dio ci pone davanti non sono... Pietre d'inciampo, sono gradini su cui possiamo salire per avvicinarci a Dio, per capirlo meglio. Vi leggerò una parola molto gloriosa tratta da Deuteronomio capitolo 32. Deuteronomio capitolo 32. Qui si fa riferimento a Dio, al Signore, paragonandolo all'aquila. Deuteronomio capitolo 32, versetto 11. Qui Dio dice, simile all'Aquila che desta la sua nidiata, si libra in volo sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo lo ha condotto. E nessun Dio straniero era con lui. E nessun Dio straniero era con lui. Dio sa, come ho detto, sa cosa sta facendo e voi lo vedrete. Lui, il puro e il santo, si è fatto peccato per noi affinché fossimo partecipi della purezza e della santità di Dio. Cosa accadde a Mosè? Avrebbe dovuto mettere la mano nel suo petto e già era arrivata sul suo cuore. E cosa esce dal cuore? Tutta la malvagità che c'è sulla terra viene dal cuore. E lui tira fuori la mano. Ed è spaventato, piena di lebra, lebra, una parola per il peccato in cui siamo stati, e la mette di nuovo dentro e poi di nuovo fuori. Era successo qualcosa di nuovo, una purificazione dalla lebbra che Dio gli ha mostrato in modo figurato. Il bastone che aveva, che cos'era? Gli fu detto di gettarlo a terra, ed esso divenne un serpente. Mosè prese il volo. E all'improvviso il Signore disse: Prendilo per la coda. E sarò sincero con voi: vorrei vedere l'uomo tra di noi che non perde anche lui di fronte a una simile bestia e un simile serpente. È che prima di tutto scappi a gambe levate. Siamo tutti eroi qui sulla nostra sedia, ma basta avvicinarsi a un cespuglio ed è tutta un'altra storia. Non avrei voluto essere nei panni di Mosè in quel momento, ma con la presenza di Dio sì. Perché quando Dio è presente, anche l'impossibile diventa possibile. Alleluia, l'ode al Divente. Ma lo Spirito Dio mi ha appena corretto. Amen. Amen. Alleluia. Lode al Signore. Mosè non era solo lì. Dio era con lui. E se Dio è con lui, cosa disse il Signore? Io vi do potere. Voi calpesterete serpenti e scorpioni. E poi, cosa è successo? Mosè prese il bastone. E quel bastone divenne lo strumento, per così dire, che gli fu dato lungo il cammino. Era un segno della potenza di Dio. Il serpente e tutto ciò che Satana poteva distruggere erano ora nelle sue mani ed egli poteva proseguire con fiducia. Il suo cammino con Dio. Un altro esempio di Aquile dal Salmo 103, che sono sicuro ci darà la più grande gioia, perché tutti noi crediamo, come disse Giobbe, che saremo riportati ai giorni della nostra giovinezza. Leggo il Salmo 103 dal versetto 1. Benedici, anima mia, il Signore e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità sana tutte le tue infermità e ora viene redime la tua vita dalla fossa e ti corona di bontà e di compassione sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila Vedete perché Dio ha preso l'aquila qui? Va più in alto di qualsiasi altro uccello, si rinnova. E quante volte il fratello Branham ha portato questo esempio? Un profeta si alza in volo, è un uomo nato nel peccato, in realtà impuro davanti a Dio, ma Dio lo fa salire in alto. Ed egli guarda in basso al cospetto di Dio e proclama la volontà di Dio tra il popolo. Noi eravamo impuri, ma non lo siamo più. Eravamo perduti e ora siamo salvati. Alleluia! Lode e gloria al Signore. La parola più bella dell'aquila si trova in Isaia capitolo 40. Oh il profeta Isaia, oh il profeta Isaia, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo che ha descritto il piano di salvezza di Dio nel modo più grandioso, più maestoso di tutti, un uomo speciale. Isaia capitolo 40. Qui leggiamo dal versetto 27. Perché dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Non lo sai tu? Non lo hai tu udito? Il Signore è l'Iddio dell'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Non è una parola gloriosa anche per noi in età avanzata. Una parola meravigliosa. Penso alla storia di Pietro. Non so se posso trovarla subito. Probabilmente in Atti degli Apostoli, capitolo 10. Lì il Signore gli diede una visione. Un lenzuolo scese dal cielo ed egli vide ogni sorta di creature. Gli uccelli del cielo, sì, Atti degli Apostoli, capitolo 10. Qui sta scritto nel versetto 12, in esso c'erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e degli uccelli del cielo di ogni specie. E una voce gli disse, alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, in nessun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce gli disse per la seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non le fare tu impure. Non è meraviglioso? Pietro avrebbe potuto vedere tutti gli animali commestibili, ma allora la lezione non avrebbe potuto avere luogo. Pietro stava per ricevere una lezione. I gentili che erano senza Dio, senza speranza, senza un patto, i pagani chiamati cani, che andavano per la loro via e ora... Dio vuole ribaltare le cose qui. La porta del Vangelo deve essere aperta ai gentili. Ed è per questo che Pietro non vede tutti gli animali e gli uccelli puri, ma vede tutte le cose impure. E ne ha orrore e dice, Signore, io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Allora la voce gli grida per la seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non le fare tu impure. Cari, se crediamo nella piena opera redentrice del Golgotha, allora non dobbiamo dichiarare invalido ciò che è accaduto lì, ma proclamare... E concedere la piena redenzione e il perdono a tutti. Non dichiarare impuro ciò che Dio ha purificato. Vi chiedo una cosa: Dio ci ha purificati attraverso il sangue del Golgotha? Quanti passi della Bibbia potrei leggere ora? Dalla e colossesi dalla lettera di Pietro se ne potrebbero leggere molti ciò che Dio ha purificato attraverso il sangue santo del Golgotha non dichiaratelo impuro perché ciò che Dio ha fatto è eterno Perché allora è scritto che Lui ci ha dato una redenzione eterna, non temporale. E allora che si sarebbe potuto annullare tutto, avviare nuove trattative? Una redenzione eternamente valida, un Vangelo eternamente valido, un piano di salvezza eternamente valido del nostro Dio con il suo popolo. Così anche una creatura che Dio ha dichiarato impura nella sua parola, egli può descrivercela come purificata in uno stato maestoso. Questa è la vostra e la mia storia. Eravamo tutti impuri. Non avremmo mai potuto risorgere non sarebbe potuto avvenire alcun rinnovamento, ma Dio l'ha condotto in tale maniera affinché potessimo essere purificati per grazia. Non siete contenti di questo? Non so come dirlo, ma per me è qualcosa di molto glorioso. Molto glorioso. Dio ha la sua via con il suo popolo. E l'avrà fino alla fine. Egli è ancora sul trono. Sua è la potenza. Sua è la gloria nei secoli dei secoli. Egli farà di tutti i nemici lo sgabello dei suoi piedi e trionferà su tutti. E noi con lui. Caro fratello, cara sorella, non pensare più che ciò che Dio ha purificato sia impuro. Dio ha perdonato. Dio ha dimenticato. Dio ha espiato. Dio ha dato nuova vita. Ci sono persone che sono sempre impegnate. A riaprire il passato di qualcun altro. E se sapessero che in questo modo annullano ciò che è accaduto al Golgota, se ne allontanerebbero, si prostrerebbero alla croce e direbbero: Signore, abbi pietà di me. Dio non vuole che ci imputiamo qualcosa l'uno all'altro, né che Lui imputi qualcosa a noi. Lui vuole che ci consideriamo purificati e santificati tramite il sangue dell'agnello. Leggo ancora in Atti degli Apostoli capitolo 10 versetto 26. Qui dice... Ma Pietro lo rialzò dicendo, alzati, anch'io sono un uomo. E discorrendo con lui entrò e trovò molte persone radunate in quel luogo. Allora disse loro, voi sapete come non sia lecito a un giudeo, avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui. Ma Dio mi ha mostrato che non devo chiamare alcun uomo impuro o contaminato. L'abbiamo letto tutti? Questa è la santa parola di Dio. Da qualche parte deve esserci scritto che egli chiese perché lo avessero chiamato. E poi? Ah sì, eccolo, nel versetto, nel versetto 29, ultima parte, ho tutto il versetto 29. E per questo che essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi domando dunque per quale motivo mi avete mandato a chiamare. Lui voleva sapere il motivo e Cornelio ha raccontato ciò che aveva sperimentato, ciò che aveva visto e come Dio aveva già preparato le cose. Cari, dobbiamo concludere. Dio ha fatto di quello che non era un popolo il suo popolo. Persone che non hanno chiesto di lui, quelle che lui ha chiesto, quelle che non l'hanno cercato, lui le ha cercate e li ha fatte diventare suo popolo egli ci ha assolti lo credo assolutamente di cuore e che nessuno consideri più se stesso o un altro impuro annullando così l'opera del Golgotha o mettendo in dubbio ciò che è stato fatto lì da oggi in poi consideriamo ciascuno come purificato dal sangue, come santificato dalla parola, come perdonato da Dio, come un popolo che Dio ha lasciato passare. Voi che non eravate un popolo... Paolo lo esprime ancora in Romani capitolo 9 e in Galati, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, e ora incorporati nella chiesa del Dio vivente. E il Signore dice: Abiterò in mezzo a loro e sarò il loro Dio. Come ultima domanda vorrei riflettere su quanto segue. Perché il Signore non ha scelto specificamente la Chiesa di Gerusalemme da menzionare nelle sette epistole? Erano tutte chiese al di fuori dell'area in cui si trovava Israele. La parola era andata ai gentili. Il tempo delle nazioni era iniziato. E secondo Luca capitolo 21 versetto 24, quando il tempo dei gentili sarà finito, Dio si rivolgerà di nuovo a Israele. E secondo Romani capitolo 11 versetto 25. Il numero completo dei gentili deve prima essere entrato nella Chiesa. Un piano glorioso del nostro Dio. Non dichiarare impuro ciò che Dio ha purificato. Come aquile, libriamoci e rinnoviamo la nostra giovinezza e libriamoci sopra le cose di questo mondo con l'aiuto di Dio in modo da sentire. Anche a noi è arrivata una nuova forza, un nuovo conforto, un nuovo coraggio, ci viene dalla parola di Dio. Come vi vedete oggi? Impuri o puri? Redenti o non redenti? Con Dio non ci sono mezze opere, ma un tutto. Il Signore che ha ordinato tutte le cose in modo meraviglioso e conosceva la vostra e la mia vita prima che fossimo e ha scritto tutti i giorni nel suo libro prima che fossero. Lo stesso Dio ha già tenuto conto di tutto ciò che sarebbe accaduto nella vostra vita e nella mia. Nessun essere umano dovrebbe credere che Dio si sorprenda a un certo punto. Sì, egli sapeva esattamente quale strada avresti preso tu e quale strada avrei preso io. Ma sapete cosa sapeva ancora prima? Che quando lui ci parla, noi riceviamo la sua parola. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Tutte le sue vie non erano del tutto conformi al cuore di Dio, ma lui era un uomo secondo il cuore di Dio. Lo comprendiamo? Dio è un Dio fedele e meraviglioso. A Lui vogliamo offrire oggi una preghiera di lode e di ringraziamento. Come mai prima d'ora, oggi. Vogliamo ringraziare Dio con il cuore, anche per ciò che ancora non vediamo. Oggi guardiamo all'invisibile, a colui che ha fatto le promesse, come se lo vedessimo e lo considerassimo fedele nel compiere ciò che ha detto, altrimenti. Non si può andare avanti per nessuno di noi, ma solo in modo tale da riporre la nostra fiducia completamente nel Dio Onnipotente, sapendo che Egli farà andare bene ogni cosa. Egli le porterà a compimento in modo glorioso e manifesterà la sua vittoria sia lodato il suo nome glorioso amen amen